Questo è un nuovo episodio della Dimensione Maledetta e in questo episodio andremo, spero, in una di quelle dimensioni dei tizi, dei mostri strani. Negli scorsi episodi abbiamo visto che c'è un mercante B che ci ha dato dei libri e ora vedrete una cosa, questa è una finestra e non vi spoilerò nient'altro perché per chi ha visto gli altri episodi ha già visto che praticamente ci ha dato questi libri dove ci scriveva determinate cose e non dico nient'altro, semplicemente lui ci diceva che ci sono dei mostri che non dobbiamo guardare, che non dobbiamo osservare perché altrimenti ci avrebbero, non lo so, fatto del male. E questi mostri possono passare attraverso le finestre perché le finestre sono dei portali. Infatti ci ha detto di stare distanti da queste finestre, ma visto che i mostri possono uscire da questi portali, probabilmente anche noi possiamo entrare. Quindi pozione di invisibilità alla mano e andiamo, forza. Ho paura, oh mio Dio. Oh mio Dio, ma che caspita di posto è questo? No, scusatemi. Oh mio Dio, questo è un portale, vero? Oh mio Dio, siamo passati nella dimensione dei mostri. Quella là del tizio. State scherzando, come caspita abbiamo fatto da una finestra a passare qua? Dove sono finite le mie pozioni? Dove sono finite le mie cose, scusatemi? Ho la pozione di... Ho l'invisibilità. Oh, allora dobbiamo sbrigarci. In teoria questi mostri non ci possono scoprire se siamo invisibili. Che cosa è quel coso? È un rospo gigante, una rana schifosa. Oh mio Dio, che schifo. Oh mio Dio, che schifo. Adesso vomito. Scusate, ma cos'è quel coso là? Ma state vedendo... No, scusate, è uno... Ma vedete che tipo è invisibile? No, scusate. Oh mio Dio! Oh mio Dio, avete sentito il rumore? Oh no 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 no. Ma state scherzando, vero? Cioè, stiamo scherzando. Avete sentito il rumore? Secondo me sono quelli i mostri. Secondo me sono quelli i mostri, per forza. Per forza, non è possibile altrimenti. Come, cioè, voi state scherzando, vero? State scherzando, avete sentito il rumore? Era lo stesso identico? Vi ricordate quando nello scorso episodio ho aperto... Che schifo è questa cosa? Oh mio Dio, oh mio Dio. Stavo dicendo, vi ricordate quando nello scorso episodio avevo aperto, no? Quel buco, no? Che era una finestra alla fine. Ecco, dava su questa dimensione, secondo me. E avete sentito quel rumore? Era, secondo me, lo stesso. O più o meno simile, non lo so, non mi ricordo esattamente bene il rumore. Scrivetemi se era lo stesso nei commenti, però... Ma che cavolo di dimensione è questa? Io non stavo prendendo sul serio quel mercante... Quando mi stava parlando di questa dimensione, ma state scherzando? Io non riesco ancora a crederci. Ma cosa sono queste creature? Questa dimensione, questo cielo? Oh, ma cos'è quell'albero là? No, scusate, io voglio vederlo. No, 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 no. È l'albero più grande che ci sia qua intorno. Ma cos'è sto schifo? Oh, cos'è sto schifo? No, adesso voglio vedere anche cos'è sto schifo, per forza. Ecco, tipo qua. Scusatemi, devo vederlo perché è mia curiosità. Ah, è tipo mood. Ma scusate, ma perché avevo già delle cose di questa dimensione nell'inventario? È come se mi avessi rimpiazzato le cose che io avevo prima con queste cose qua. Oh, stiamo lontani. Stiamo assolutamente lontani. Non avviciniamoci per nessuna ragione al mondo a quei cosi. Assolutamente no. Perché il mercante B, vi ricordate cosa diceva? Di stare lontano dai mostri. Secondo me anche dai invisibili vale questa regola, per forza. Ma questo albero, ma che caspita nasconde là sopra? È enorme. È una cosa veramente mai vista prima. No, scusate, ma questa dimensione, io non so come definirla, però è affascinante. È veramente una... Io non ho mai visto una cosa di questo tipo in Minecraft. Ma che cavolo... Cosa abbiamo sotto i nostri occhi tunisiani? Ma che caspita è? Ma io continuerò per tutto l'episodio a dire che cosa è questa roba? Ma perché veramente? Che caspita è? Oh mio Dio, è una cosa bellissima però. Cioè scusate, è una cosa... So che sembra stupido da dire, ok? Lo so, me ne rendo conto. Però, porca miseria, ma guardate qua. È veramente una cosa mai vista prima, però ci dobbiamo sbrigare perché abbiamo solo 3 minuti e 50. Poi casomai dobbiamo, magari ritorneremo qua. Ma scusate, ma questi pilastri qua... No, scusatemi, questi pilastri qua per davvero, È come se qualcuno... Io non vorrei dire, ma è come se qualcuno ci fosse già stato qua.
E io mi sto preoccupando perché questo qualcuno non so chi sia. Cos'è questa cosa? Ma che cosa sono queste creature? Dove sta andando? Ok, lasciamolo perdere. Poi qua non c'è nient'altro, vero? Oh, c'è una cesta! Ok, c'è un libro e secondo me è sempre lo stesso. Questi mostri si chiamano Sazar. Dalle mie ricerche ho notato che il loro unico punto debole è la lava. Ti puoi nascondere da loro finché hai l'invisibilità, ma chiunque ci entri in contatto deve stare attento, ci dice. E il mercante B, lo sapevo, ve lo stavo dicendo io. Il mercante B, io non lo so, me lo sentivo che era il mercante. A parte che i libri sono sempre del mercante B. Quindi praticamente questi tizi si chiamano Sazar, quei cosi. Mo io non so se parla di quei cosi fluttuanti, ma praticamente ha detto che possiamo nasconderci da loro con la pozione dell'invisibilità, ma di non entrarci in contatto, quindi secondo me nemmeno di avvicinarci a loro. Ma stiamo scherzando, ma che cavolo stiamo scoprendo, Dunisiani? Ma queste sono cose sensazionali, ma queste cose non si sono mai viste prima d'ora in Minecraft. Sono cose veramente che io non mi sarei mai immaginato di trovare, porca di quella miseria, scusate, ma seriamente... Ma di che cosa stiamo parlando? Ok, abbiamo 2 minuti e 31, quindi ci dobbiamo sbrigare, però... Quello che cerco di dire è veramente... non sono mai stato così tanto affascinato da una dimensione e da Minecraft. Mai, mai e poi mai. Mi sarei immaginato di essere così tanto affascinato e di trovare queste cose all'interno di questo gioco. Finestre che danno su dimensioni stratosferiche. Guardate... Che posto è questo? Io veramente non so spiegarvelo, Dunisiani. Sono emozionato. Da una parte sono veramente interdetto, non posso credere ai miei occhi, ma dall'altro sono talmente tanto eccitato di vedere queste cose, questa dimensione, perché c'è finalmente di più, abbiamo scoperto di più in questo Minecraft, in questo mondo, abbiamo scoperto di più, finalmente c'è di più. È una mia grande speranza trovare di più. E finalmente l'abbiamo trovato. Finalmente possiamo dire di aver trovato qualcosa di più. Porca miseria. Io sono davvero felice di questa cosa, Tunisiani. Davvero, davvero troppo felice di questa cosa. Non so come definirmi. E allo stesso tempo però sono davvero curioso di scoprire nuove cose che riguardano questo posto. Come mai, insomma, questi mostri ce l'hanno tanto con me? E come caspita, avviando un semplice seed di Minecraft... Siamo giunti a trovare questa cosa qua. Com'è possibile questa cosa? Scusate, ma che... No, ci mancano 58 secondi. Ma dov'è la casa? Scusatemi. Mi sa che mi sto perdendo, vero? Io mi ricordo che sto... È qua. Ok, perfetto. Oh mio Dio, quasi quasi mi dispiace lasciare questo mondo, però chissà quali altre avventure ci potrebbero aspettare. Però, oh mio Dio. Perché devi ritornare? Oh, che cos'è questo rumore? Oh mio Dio, scappa! Oh mio Dio, non so se avete capito quello che abbiamo visto. Cioè, quei mostri si chiamano Sazar. Abbiamo scoperto che quei mostri si chiamano Sazar. Blocchiamo immediatamente questa cosa. Cioè, non so se avete capito. Praticamente quei mostri sono davvero invisibili. Il mercante aveva ragione. Aveva ragione su tutto. Oh mio Dio. Peccato che non abbiamo nemmeno più la pozione dell'invisibilità, accidenti. No. Dobbiamo stare in casa. Niente, io direi che per questo episodio mi fermo qua perché assolutamente non dobbiamo perdere altro tempo. Dobbiamo capire quali sono i segreti, come mai questi mostri, come mai questa dimensione è davvero infestata, perché ora abbiamo scoperto che ci sono questi mostri chiamati Sazar, eccetera. Però porca miseria, non sappiamo perché possono passare in questo mondo. Non lo sappiamo questo, dobbiamo ancora scoprirlo. Non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate, Dunisiani, qua nei commenti. Mi raccomando, la vostra opinione conta davvero tanto. Scrivetemi e io vi risponderò e vi darò anche il cuoricino. Per ora però direi di finire qua l'episodio. Ci vediamo ad un prossimo.